Scampato pericolo per il punto nascita dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo. È bene precisare che non c'è ancora l'ufficialità, che verrà sancita per mezzo di un decreto, ma non sembrano esserci più dubbi sul fatto che il reparto rimarrà aperto. Per l'unità operativa diretta dal dottore Marcello Pira è stata infatti disposta la deroga, provvedimento che in buona sostanza ne scongiura la soppressione. La chiusura del punto nascita era prevista per il prossimo 31 dicembre. Il primo commento è del sindaco Angelo Cambiano. Gli sforzi sono stati ripagati, un lavoro sinergico portato avanti da tutti i gruppi politici, dall'amministrazione comunale in primis, dalle associazioni. Per ben due volte io sono stato a Roma al Ministero della Salute, dove abbiamo portato le istanze. Non poteva chiudere il punto nascita di Licata per tante ragioni, non era quella la sicurezza che si intendeva perseguire. Siamo stati ascoltati, aspettiamo l'ufficialità e adesso l'appello e l'invito è rivolto a tutti gli operatori, a chi ha la responsabilità, la grande responsabilità di dirigere quella struttura e quel reparto, affinché si lavori come si è sempre fatto, con massima professionalità, garantendo la sicurezza dei nascituri e delle partorienti. Il primo cittadino ci ha tenuto poi a ringraziare quanti si sono spesi per il raggiungimento di questo importante obiettivo. Naturalmente un ringraziamento va a tutte le forze politiche e a tutti coloro i quali si sono prodigati e hanno fatto sentire la loro voce nelle sedi istituzionali opportune, al ministro Agrigentino Angelino Alfano, al ministro Lorenzin, al governo regionale che ci ha concesso la deroga, la proroga fino al 31 dicembre, all'onorevole Bosco che mi ha accompagnato nel secondo viaggio romano al Ministero della Salute. Sulla concessione della deroga si è espressa anche l'assessore con delega alla sanità, Anna Triglia. Siamo veramente soddisfatti, stamattina il sindaco si è messo in contatto con il dottore Chinè, nonché il capo del gabinetto del Ministro della Salute, dove ci ha confermato che la commissione ha concluso i suoi lavori e stanno preparando il decreto per dare dimostrazione del fatto che abbiamo ottenuto la deroga e non la proroga. Io mi sento di ringraziare tutte le forze politiche perché, come si è visto in tutte le manifestazioni che abbiamo fatto, siamo stati tutti uniti per raggiungere un unico obiettivo, e cioè il mantenimento del nostro punto nascita. Il ringraziamento va a tutti gli onorevoli, a tutti i politici di tutti i partiti. Soddisfazione e compiacimento per la decisione è stata espressa anche dal presidente del Consiglio Comunale Carmelinda Callea, risultato di fondamentale importanza per tutta la comunità. Le sue parole: sono stati premiati gli sforzi congiunti di tutte le parti in causa per arrivare a una decisione che dà sollievo alla nostra cittadinanza.